Ciao ragazzi, oggi testiamo il mio affilacatene per motosega. È il primo che compro, non ho mai avuto un affilacatene perché ho sempre portato la mia catena ad affilare da un arrottino qua al mio paese, perché mi ha sempre chiesto pochissimo, 5 euro per affilare la catena, me l'ha sempre affilata benissimo e poi la portavo al mattino presto, alle 8, a mezzogiorno la riandavo a prendere e quindi non ho mai avuto la necessità di avere una macchinetta. Purtroppo è andato in pensione, quindi ho deciso di comprarmi una macchinetta e da tenere a casa per essere più comodo ogni volta che ne ho bisogno. Allora, ho comprato quella che costa di meno che ho trovato, l'ho trovata su Amazon al prezzo di 29 euro, ho deciso tra l'altro di comprare un Einel perché ne fa diversi modelli, i feedback sono buonissimi sia per il modello diciamo base che è questo, sia anche per il modello più costoso che costa 120-130 euro. Come vi dicevo ne fa 4 modelli, ne fa anche un modello a batteria, mi sarebbe piaciuto prendere quello ma non ho un caricabatterie e una batteria dell'Einel, non avevo voglia di avere altri caricabatterie e batterie in casa visto che tra Ryobi, Milwaukee, Parkside, Makita e DeWalt è un disastro a casa mia. E niente, allora la macchinetta come vedete è questa, è piccolissima, è in plastica, mentre la base invece è in alluminio, ha due buchi così se volete fissarla a un pannello o a un banco da lavoro non ci sono problemi. Io invece l'ho appoggiata e l'ho fissata con due morsetti e è andata benissimo. In questo video cosa facciamo? Vi faccio vedere come si fa a regolare la macchinetta. Ci sono soltanto 3 regolazioni da fare e niente, la testiamo, poi andiamo a provare la catena se l'ho affilata bene, perché la mia catena è stata rovinata tantissimo perché ho preso dentro un chiodo in acciaio mentre tagliavo un tronco di legno, poi vi farò vedere. Praticamente la catena era inusabile, non riuscivo più a tagliare e i denti erano praticamente diventati rotondi. Difatti, quando vi farò vedere come affilo io la catena, non è che proprio l'affilo, ma dovrò ricostruire il dente, quindi taglierò mezzo millimetro il dente per ricreare lo smusso. Invece voi quando farete il lavoro a casa, che è quello che farò anch'io in seguito, basterà appoggiare il disco piano piano alla catena giusto per rifare il filetto. Un altro consiglio che vi do è quello di segnare con un pennarello il primo dente che andrete ad affilare, così quando arrivate di nuovo a quel dente vi accorgerete, quindi non riaffilerete denti già riaffilati. In più anche vi do un altro consiglio di guardare che tipo di catena avete, che tipo di passo avete tra un dente e l'altro, perché non tutti gli affilacatene sono uguali. Per esempio gli affilacatene più economici vanno bene per di solito per le motoseghe più economiche, che sono tipo la mia, che la mia l'ho pagata a 100 euro e ha un passo di 325, quindi quando comprate la macchinetta andate a vedere se il passo che avete va bene con la moletta che dovete comprare. Siamo pronti per registrare la macchina, la prima cosa da fare è regolare la discesa del disco, chiaramente il disco non deve tagliarci la catena, quindi cosa facciamo? Abbassiamo il disco fino a appoggiare contro la catena, avvitiamo la vite dietro, più l'avvitiamo più il disco sale, quindi il disco deve salire un mezzo millimetro, un millimetro sopra la catena, come vedete il disco gira, quindi siamo pronti per bloccare la discesa. Seconda registrazione data da questo pomello che serve per spingere il dente in avanti, quindi più avvitiamo, come vedete, più il dente va in avanti. Appoggiamo il disco al dente, deve appoggiare mezzo millimetro o un millimetro massimo. Una volta fatto questo, blocchiamo la catena. Una volta bloccata la catena, siamo pronti per effettuare il primo taglio. Primo taglio, sblocchiamo la catena, alziamo la paletta, andiamo al secondo dente. Appoggiamo la paletta al dente, blocchiamo, effettuiamo il secondo taglio. Poi chiaramente andiamo avanti così per tutti i denti della catena. Ora cosa dobbiamo fare quando abbiamo fatto tutti i denti della catena? Dobbiamo limare quelli posti dall'altra parte, perché chiaramente i denti sono girati uno sul lato destro e uno sul lato sinistro. Quindi ultima regolazione. La mia catena, ho guardato su internet, va tagliata a gradi 30, di solito si limano dai 30 ai 35 gradi, ogni catena è diversa, dovete cercare su internet per vedere la vostra catena quanto va limata. Svitiamo la vite, andiamo su 30 gradi dall'altra parte,
Una volta bloccato anche questo fermo, siamo pronti per fare la limatura da questa parte. Siamo giunti al termine della recensione, spero che la recensione vi sia piaciuta. Prima di salutarvi voglio dirvi il mio pensiero per quanto riguarda questo attrezzo. Allora, attrezzo comodissimo da avere in casa, con meno di 30 euro riuscite a risolvere tantissimi problemi. Come avete visto, avevo una motosega che non tagliava proprio, anzi faceva una cifra di fumo. Dopo la limatura, che ci ho messo 5 minuti tra la registrazione e limare una catena completa, sono riuscito a fare dei buonissimi tagli. Piccolissima la macchinetta, come avete visto, leggerissima perché pesa poco più di 1,5 kg, quindi facile da trasportare e da riporre, come nel mio caso nel garage. Allora, l'unico problema che ho riscontrato qual è? È che quando portavo la catena dall'arrottino me la ridava che era con un'affilatura perfetta, praticamente come quando l'avevo comprata. Invece oggi l'ho limata e ho notato che non era perfetta come quella che era di 2 giorni fa, quindi praticamente come quando aveva la limatura originale. Adesso non so se è perché non sono ancora io in grado di fare delle buonissime limature, quindi devo fare un po' di esperienza, oppure se è come si dice, la macchinetta che non è professionale, magari invece quella della Rottino era migliore, quindi limava anche meglio. Niente, se voi lo sapete, se avete già una macchinetta, fatemi sapere se sbagliavo io qualcosa oppure se è la macchinetta che lima così. Vi saluto, ci vediamo la settimana prossima per un altro video.